arrivano, con dei vincoli ovviamente di investimento, quindi abbiamo fatto una riflessione, cioè vuol dire che noi siamo stati, credo, coerenti, no? E vuol dire che 700.000 euro vengono assegnati al Comune di Voghera, 700.000, altre cifre, però con una, come dire, con, durante il Covid, no? Durante il Covid, come dire, diamo delle risorse, no? 3 miliardi di euro che la Regione Lombardia ha messo in campo ai nostri enti locali per una ripartenza anche dal punto di vista così, come dire, degli investimenti. Tant'è vero che la Regione Lombardia dice li destiniamo a delle cose, ad alcune cose sì, ad altre no. Quindi, e noi tra le cose che si potevano fare, è chiaro che siamo stati molto allineati in questo, quindi, come dire, abbiamo pensato a delle opere che innanzitutto abbiano la possibilità di partire e siano cantierabili entro la fine di ottobre. E quindi, però non ci siamo spaventati, cioè non è che abbiamo detto ah, però allora prendiamo, facciamo le cose facili, prendiamo progetti già conclusi e finanziamo quelli. Ne abbiamo presi due effettivamente già conclusi. Uno che è l'opera di stabilizzazione, di consolidamento del Ponte Rosso, che chiaramente è un ponte di collegamento tra Voghera e un pezzo del nostro territorio importante, nonché a tutto un ambito di quartiere, quindi vuol dire molto frequentato, molto utilizzato e quindi giustamente deve andare in sicurezza. L'altra opera molto razionale, anche questa, va in ottica Covid, cioè la conclusione di marciapiedi e piste ciclabili di Corso Genova. Quindi già erano fatti e finanziati primo lotto, secondo lotto, mancava il terzo lotto già progettato e abbiamo inserito, quindi Corso Genova avrà tutto, quindi non sono per andare in bicicletta di più rispetto a prima, con tutto l'edificio che vedete. La terza opera non era progettata. La terza opera non era progettata, non ha ancora finito il progetto. E oltretutto queste due opere più la terza cubavano molto di più di 700.000 euro. Però non ci siamo fermati, perché questa terza opera, di cui non abbiamo mai parlato, consiste nei nuovi ingressi in tangenziale, quindi in un'apertura della tangenziale, all'altezza del centro multiraccolto. Questa opera, che è molto attesa da quel quartiere da anni, che è attesa da anni, ha l'obiettivo e la capacità di eliminare completamente il passaggio dei camion di tutti i compattatori sul quartiere, quindi sulla strada Frassolo, su tutte quelle strade che creano un fracco di problemi, e quindi liberando tutto il traffico che non è atteso da anni a questa. Quindi abbiamo voluto vedere se riuscivamo a portare a casa questa opera. L'abbiamo fatto in sinergia con Comune, ASM e Provincia, perché la Provincia è competente della transizione, ma in una fase che è questa, che ha complicato ulteriormente la partita, in cui la Provincia, la tangenziale, la sta passando ad ANAS. La procedura di passaggio verso ANAS è iniziata nel mese di gennaio o febbraio di quest'anno, si concluderà alla fine dell'anno. Quindi c'era un limbo nel quale noi ci troviamo in questo momento, quindi abbiamo dovuto mettere in campo sia la Provincia che ANAS. E ANAS l'abbiamo messo in campo attraverso la Provincia, che ci è stata a fianco, e
abbiamo portato a casa la grande, cioè la volontà della provincia anche di fare questa opera, perché l'ha percepita immediatamente. ANAS inizialmente aveva creato qualche problema e poi l'abbiamo risolto. Quindi la provincia, il comune che incassa il denaro e predispone la questione, ASN che si è resa disponibile proprio perché questa entrata è uscita dalla tangenziale, di competenza, cioè è anche un obiettivo che voleva raggiungere ASM. ASM mette delle risorse, non solo il comune assegnerà, questo credo che lo faremo giunto in consiglio, se non so se lo facciamo nelle prossime ore, completamente il progetto e anche la realizzazione dell'opera ad ASM. ASM perché viene coinvolta? Viene coinvolta perché è interessata, ma soprattutto perché mette oltre 300.000 euro in quest'opera. Quindi, come dire, i 700.000 euro di regione, quasi 400, i 700.000 euro di regione vengono integrati da ulteriori quasi 400.000 euro, quindi il comune investirà 1.100.000. E devo dire, senza i 700 di regione questa cosa non si sarebbe verificata, quindi non abbiamo finanziato due opere importanti del comune, pista ciclabile e Ponte Rosso. E in più facciamo quest'opera grazie anche alla partecipazione di SN, soprattutto a partecipazione di SN, che non solo mette denaro, ma farà anche tutte le pratiche burocratiche, amministrative, progettuali.